I riti della Settimana Santa tornano nella loro pienezza. Giovedì il Vescovo celebrerà la cena del Signore in carcere, venerdì la Via Crucis, a Pasqua la messa in ospedale. Forte il richiamo alla preghiera. Anche per gli ucraini è tempo di Pasqua. I profughi arrivati in Liguria trovano nella solidarietà dei tanti volontari un motivo di resurrezione. Lunedì sera, reportage da Genova. Con Pasqua riaprono gli stabilimenti balneari, di nuovo senza regole di distanziamento dopo 2 anni. Tante prenotazioni, ma è sempre più difficile trovare personale per la stagione. L'Atlante culturale del Tiguglio è un piano strategico, sono gli elementi da cui ripartire per valorizzare il territorio. Lunedì riunione dei soggetti coinvolti per concretizzare il progetto. Il cibo non costava così tanto dal 1990. Il report della FAO mette in guardia sulle conseguenze del conflitto tra i 2 grandi esportatori di cereali, 13 milioni di persone a rischio carestia. Partita dalle grandi emozioni tra la Prorecco e la Stella Rossa a Bucarest. I campioni d'Europa hanno battuto i padroni di casa 14-12 negli ultimi 3 minuti di gioco e tengono la testa della classifica del girone B. Buongiorno a tutti, ben arrivati a Tiguglio. Oggi il cammino della Quaresima sta giungendo al culmine. Domani la celebrazione della Domenica delle Palme ci introdurrà nella Settimana Santa, un tempo forte per la vita di ogni cristiano che quest'anno potrà essere vissuto appieno nel compimento dei gesti che lo caratterizzano. La Settimana Santa 2022 rappresenterà un momento forte non solo per la propria vita di fede, ma anche di ritorno alla possibilità piena di partecipazione ai riti. Non verranno meno le precauzioni, ma ogni fedele potrà essere presente alle celebrazioni che rimandano ad un'unica azione. Pregare, e che nel nostro pregare ci sia il nostro percorso dalla croce alla risurrezione. Ecco, sperimentare nelle liturgie di questi giorni il percorso luminoso che il Signore ci chiede di fare, e che preghiamo sia anche il percorso per la nostra società verso una società nuova fondata sulla pace. Si inizia con la Domenica delle Palme, che ricorda l'ingresso trionfale di Gesù in Gerusalemme, salutato dai ramoscelli di palma e di ulivo, per poi introdursi al Triduo Pasquale. La Santa Messa Crismale sarà presieduta per la prima volta dal Vescovo De Vasini insieme al Presbiterio Diocesano mercoledì in Cattedrale. Giovedì Santo il rito in Cena Domini sarà celebrato nella Casa Circondariale di Chiavari. Il Vescovo quest'anno non la farà in cattedrale, la farà in carcere nel pomeriggio, proprio come segno di vicinanza ad un luogo di povertà e di fatica del nostro territorio. Venerdì Santo il rito in Passione Domini in cattedrale sarà seguito dalla Via Crucis. Sono autorizzate le processioni e là dove si può, secondo le norme stabilite anche dai diversi comuni, si potranno fare le Via Crucis con il distanziamento e con tutte le norme dovute, e potremo ancora una volta rimetterci in cammino insieme con Gesù. Sabato Santo alle 21:30 la veglia pasquale con la benedizione del fuoco e il rinnovo delle promesse battesimali. Il giorno di Pasqua il pontificale in cattedrale sarà nel pomeriggio, mentre al mattino il Vescovo si recherà in un altro luogo di sofferenza. L'ospedale di Lavagna, dove domenica mattina di Pasqua celebrerà la Santa Messa, il pomeriggio presiederà il pontificale con il rinnovo delle promesse battesimali già effettuato durante la veglia pasquale. Per chi non potesse partecipare in prima persona, ricordiamo che domani mattina dalle 9:45 trasmetteremo in diretta su Telepace 1 al canale 15 il rito della benedizione delle palme dei ramoscelli di ulivo e la celebrazione eucaristica dalla cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari, presieduta dal Vescovo Monsignor Gianpio De Vasini. Anche gli ucraini che vivono in Italia celebreranno Pasqua la prossima settimana. Per loro la risurrezione assume quest'anno un significato più ampio, legato alla guerra in corso nel loro paese. Le tenebre della violenza possono essere illuminate dalla speranza che arriva dalla solidarietà e dalla generosità dei liguri. Siamo stati nella chiesa di Santo Stefano a Genova, punto di riferimento per l'accoglienza dei profughi. Non siamo soli, dice Padre Vitali mentre prega, chiede la benedizione di Dio sull'Ucraina. Fuori della chiesa di Santo Stefano a Genova arrivano molti profughi in cerca d'aiuto e c'è un via vai commovente di volontari venuti da ogni parte per dare una mano. Una solidarietà disarmante che in vista della Settimana Santa ci parla di risurrezione. Ringrazio a tutti i volontari che mi aiutano con le soluzioni. Guarda, c'hai un problema? Bene, non ti preoccupare,
ci penso io, oppure ti consiglio di fare questa cosa qui, oppure dai, facciamolo insieme. E allora così ho imparato tante nuove cose, ringraziando a tante nuove persone che ho conosciuto. Questa è la risurrezione, cioè uscire dalle tenebre, dal buio, da una situazione critica proprio, cioè invece trovare questa luce e andare verso. I locali della chiesa sono diventati luogo di incontro e di relazione. Volontari, sconosciuti, ora sono amici. Gli ucraini che arrivano si sentono a casa. Chi si sveglia al mattino e dice: come posso fare per la pace? Beh, vado dai ucraini, così do la mano. Bene, è una risposta. C'è un signore che porta la focaccia, so che date da mangiare, vi posso portare qualcosa per il minestrone? C'è questa bellissima realtà, no? Dell'aiuto reciproco. Togliamo lo sguardo fisso dai profughi, invita il sacerdote. Non ci sono profezie o soluzioni a quanto sta accadendo. Consoliamo allora con l'ascolto e il dialogo affinché non si sentano soli. È quello che i volontari a Genova fanno tutti i giorni con cura e attenzione. Questa chiesa è diventata proprio un simbolo sinodale dell'incontro, della condivisione, dello scambio, del dialogo, anche chi non è credente, anche chi si è allontanato dalla fede. Questa è la vera chiesa, la chiesa che è col popolo, la chiesa che vive il popolo. E nella chiesa di Santo Stefano a Genova, sede dell'associazione Pokrova, abbiamo realizzato un reportage per raccontare tutto il bene che le persone stanno concretizzando per aiutare i profughi, voci di speranza in mezzo al dolore della guerra. La trasmissione andrà in onda lunedì prossimo, lunedì santo, alle 21 sul canale 15 di Telepace. Ieri sera una rappresentanza delle confraternite della diocesi si è ritrovata all'oratorio di Nostra Signora Addolorata Santa Margherita Ligure per celebrare la Via Crucis diocesana delle confraternite. È stato un percorso breve, un itinerario lungo le vie cittadine per raggiungere l'oratorio del suffragio e della buona morte. Qui il momento di preghiera si è concluso con l'intervento di Don Andrea Buffoli, assistente diocesano delle confraternite, che ha richiamato l'importanza di donare nel quotidiano quello che si possiede, piccolo o grande che sia, ma sempre prezioso agli occhi di Dio. Guardando alla croce, ha spiegato Don Buffoli, affidiamo al Signore le nostre piccole e grandi croci quotidiane senza smarrire la speranza, perché la croce vissuta nella speranza apre alla luce della risurrezione. Cambiamo ora argomento. In queste settimane negli stabilimenti balneari si lavora per farsi trovare pronti all'inizio della stagione. Dopo due anni di emergenza sanitaria sarà un'estate senza la maggior parte delle regole di distanziamento. Abbiamo fatto il punto con il presidente di Asso Balneari, Tigullio, sentiamo. C'è chi partirà già da Pasqua, chi invece le settimane seguenti. Quest'anno la stagione può iniziare presto per gli stabilimenti balneari, grazie ad un'ordinanza specifica, anche se il periodo vero e proprio partirà il 1 giugno. Il lavoro in primavera dipenderà molto dal meteo e riguarderà principalmente prenotazioni, bar e solo pochi lettini, ma può già dare alcune indicazioni agli esercenti. Di solito Pasqua è il termometro della stagione estiva, ecco. Da Pasqua, dagli arrivi, dalle presenze, dalle prenotazioni di Pasqua si potrà capire che tipo di stagione sarà. A sentire la regione con la quale abbiamo avuto la settimana scorsa un incontro, dovrebbe essere una buona stagione. Dopo due stati di emergenza sanitaria, quest'anno si riapre senza distanziamento tra le postazioni e metri quadrati di area libera tra gli ombrelloni. Rimangono la sanificazione degli oggetti e i percorsi di entrata e uscita. Ogni stabilimento potrà decidere se e quanta distanza mantenere in base alle proprie esigenze. Dello scorso anno rimane poi la difficoltà a trovare personale per lavorare la stagione. Un problema che è anche peggiorato nel 2022, spiega Ferraresi. Lo vediamo dal fatto che negli anni scorsi c'era un via vai di ragazzi che venivano a presentare il curriculum e si presentavano per poter lavorare. Devo dire che quest'anno persone che sono venute a presentare il loro curriculum sono state ben poche, se non zero. Ci sono già diverse prenotazioni, soprattutto i clienti abituali che prenotano il lettino per tutto l'anno. Buone prospettive da questo punto di vista. Come per tutti gli altri settori, però, gli esercenti temono i rincari, dai fornitori a quelli dell'energia. Questo sarà un primo cambiamento che avremo quest'anno, ecco. Quindi ci dovremo adeguare, dovremo fronteggiare questo tipo di problema, in primis.
Coesione e rilancio del territorio sono le due parole chiave per i comuni del Tigullio che, dopo aver mancato la candidatura capitale della cultura italiana 2024, proseguono il cammino di progettazione. Lunedì tutti i soggetti coinvolti si riuniranno per stabilire un percorso e valutare le possibilità di finanziamento. Dovremmo dare davvero colore a tutte le parti di pregio da cui vogliamo partire e che riguardino un po' tutta l'area del nostro territorio, non solo la costa ma anche l'entroterra, e l'Atlante è davvero un elemento da colorare al più presto e da colorare insieme. Il disegno è stato fatto, tracciato, adesso va riempito con i contenuti e colorato con le sfumature uniche del territorio, dalla costa fino all'entroterra. Per l'Atlante culturale del Tigullio il cammino non si deve fermare alla candidatura sfumata a Capitale Italiana della Cultura 2024, ma deve diventare un progetto di valore e che va capitalizzato. Per questo lunedì si riuniranno i soggetti, in primis la Regione, che dovranno rendere questo percorso completo, individuando soprattutto quelle possibilità di finanziamento per renderlo concreto e operativo. L'incontro di tutti i comuni fa sì che ci sia una progettualità per mettere in campo le idee che sono scaturite in questo percorso di questi mesi che ha portato alla redazione del dossier. L'Atlante culturale del Tigullio in particolare, il piano strategico della cultura, sono due elementi da cui ripartire per mettere a sistema, in atto, una serie di azioni che facciano sì che la cultura, la valorizzazione del pregio del nostro paese, del nostro territorio, delle nostre caratteristiche, costituisca un elemento di coesione fra tutto il territorio e di rilancio. Ci sono i finanziamenti del PNRR a disposizione, per cui occorre sfruttare comunque questa opportunità. Sicuramente è una grande opportunità, e anche in questo caso il procedere in modo correlato, quindi avendo una strategia che dimensiona sul territorio, non sul singolo comune, credo che sia un elemento importante per lo sviluppo del Tigullio, di tutto il Tiguglio. E ora un approfondimento. I prezzi degli alimenti non erano così alti dal 1990, secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura. Le conseguenze della guerra rischiano di avere effetti devastanti sulla parte più povera del mondo. Sentiamo. 13 milioni di persone che rischiano di trovarsi nel mezzo di una carestia nei paesi più poveri del mondo e diversi milioni di persone, difficili da quantificare, che vivono nelle nazioni più ricche e sono a rischio povertà. Questo è lo scenario da evitare secondo la FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, che evidenzia un aumento pericoloso del costo degli alimenti, più 12,6% in un mese a marzo, mai così alti dal 1990. C'entrano in parte i rincari dell'energia che da autunno pesano su aziende e consumatori. C'entra soprattutto l'invasione della Russia in Ucraina che ha bloccato di fatto le esportazioni di due dei principali produttori di cereali al mondo. Insieme hanno il 20% dell'orzo, il 15% del grano e l'8% del mais al mondo. Un'emergenza su cui ci avverte anche l'Unione Europea, come ci spiega l'inviato speciale UE per l'Indo-Pacifico. Questo vuol dire che i paesi che più dipendono da questi cereali, quindi normalmente sono i paesi a più basso reddito, e parliamo soprattutto di Africa, avranno dei gravi problemi di approvvigionamento, non solo perché non ne riceveranno più dalla Russia e dall'Ucraina, ma perché quello che poi potrebbero comprare avrebbe un prezzo triplicato. Quindi noi prevediamo che ci possa essere veramente una crisi alimentare molto forte, e quando una crisi alimentare è forte non è più solo una questione economica ma diventa anche una questione di sicurezza. Quali possono essere le soluzioni? Beh, le soluzioni è l'intervento per mitigare il prezzo, calmierare, aumentare la produzione dove è possibile e eventualmente, e questo è anche uno dei nostri aspetti, sbloccare finalmente il passaggio delle navi dall'Ucraina, dal Mar Nero, e permettere che il flusso di merci ricominci. La mancanza di cereali si riflette anche sul costo della carne, ad esempio, perché a costare di più sono i mangimi per gli animali e in generale innesca un circolo vizioso di aumenti. Costi più alti a tavola anche per l'aumento dell'energia e della benzina, che sono parte del processo di produzione e trasporto dei cibi.
Qui l'Unione Europea dipende in modo pesante dalla Russia e ha l'urgenza di rendersi autonoma, ma i tempi sono lunghi. Intanto si continua a discutere di nuove sanzioni su gas e benzina per provare a fermare la guerra. Quindi devono essere bilanciati i vari interessi, sia gli interessi a breve che a lungo termine, che chiaramente rientrano nell'equazione globale, ma gli interessi immediati e soprattutto la dipendenza immediata in questo momento è assolutamente pressante. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani in edicola questa mattina, poi ci ritroviamo con tutti gli aggiornamenti della pagina sportiva. I missili fanno solo strage, il titolo in prima pagina di Avvenire. Nel Donbass si infiammano i combattimenti, gli affari nelle spese sono ancora una volta i civili. Trovate altre fosse comuni nel nord, ombre su alleati georgiani dell'esercito ucraino. Colpiti i profughi in fuga alla stazione di Kramatorsk, almeno 50 morti, responsabilità di Mosca che nega e ribalta le accuse. Von der Leyen a Kiev e Bucha, qui l'umanità è in frantumi, l'Europa è con voi e promette l'ingresso nell'Unione in tempi rapidi. All'interno l'Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti che dice profughi generosi ma attenti, il rischio di trafficanti è reale. L'intervista a Frattoianni che dice il problema non è chi chiede pace ma il riarmo e la svolta sull'energia nasce una piattaforma europea per gli acquisti congiunti di gas. Sempre all'interno di Avvenire, l'udienza in Vaticano, il Papa al CSM dice giustizia che sia credibile e libera. Si parla di demografia, a fine 2021 rimbalzo per nascite e nozze e il caso in Egitto, ucciso un prete copto, terrorismo o follia. All'interno del giornale si parla anche di spese militari, in due articoli, condominio Unione Europea, chi vuole 27 tetti e meno welfare e quel 2% del PIL senza bussola né vero consenso. Prima pagina del Secolo, anche qui dedicata all'attentato alla stazione, strage alla stazione, missili su Kramatorsk, affollata di profughi in fuga, 50 morti, di cui 10 sono bambini, russi e ucraini si accusano a vicenda. Poi c'è la visita di von der Leyen a Bucha, qui distrutta la nostra umanità, e nel giornale si parla sempre dell'attentato, perché quel razzo dedicato ai bimbi, se lo chiede Domenico Quirico, e c'è poi il reportage di Francesca Mannocchi che racconta Cerniv e le persone appunto sepolte vive che dicono non lasceremo i rifugi. La FAO poi avverte, rischio carestie, allarmi alimentari, prezzi mai così alti. All'interno del giornale, missile sui profughi, un razzo Tosca piomba sugli ucraini che cercavano di partire e salvarsi, almeno 50 morti, e Kiev denuncia l'ennesimo attacco ai civili da parte russa. Mosca invece la definisce una provocazione. Il Levante apre con il turismo, nuove offerte per i turisti, l'idea del Tiguglio per decollare ha Discovery Italy riproposto il modello capitale della cultura. Lavoriamo insieme su ricettività, promozione e trasporti. Qui appunto vediamo Discovery Italy, l'evento di due giorni che si è svolto a Sesto Levante all'ex convento dell'Annunziata. E ritroviamo Giacomo Rizzi in redazione con gli ultimi aggiornamenti. Grazie Cristina e un saluto a chi ci segue. C'è un aggiornamento di cronaca perché in questi giorni ci sono stati alcuni controlli a tappeto dei carabinieri di Chiavari che hanno identificato 130 persone e controllato 110 veicoli. All'interno di questi controlli ci sono state denunce per due persone che sono state trovate in possesso di alcuni grammi di hashish e una persona che era sprovvista del regolare permesso di soggiorno. Sono state fatte anche 5 multe per violazione del codice della strada. Dalla redazione è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie, parliamo di sport, di pallanuoto, la Prorecco non sbaglia in casa della Stella Rossa, a Belgrado i campioni d'Europa si impongono per 14-12 al termine di una gara emozionante decisa dalle reti di Younger e Cannella negli ultimi 3 minuti di gioco. A 2 turni dalla fine del gruppo B di Champions League, la Prorecco è prima a pari punti con il Marsiglia. Il servizio. È la partita dalle grandi emozioni, quella disputata alla Muscatirovic di Belgrado dai campioni d'Europa della Prorecco e gli avversari della Stella Rossa. I biancocelesti non mancano all'appuntamento con la vittoria e proseguono la loro cavalcata vincente in Champions League. Nel primo quarto piovono gol, 9 al suono della sirena, con i Recchellini in vantaggio per 3 reti dopo 2 minuti e mezzo di gioco. Le reti avversarie non fanno perdere il filo ai padroni di casa che chiudono il secondo quarto sul
risultato di 3-1 e completano la rimonta nel terzo tempo finito 4-3. Sul risultato parziale di 10-10 le squadre si avviano verso gli ultimi 8 minuti di gioco. La Prorecco ritorna davanti con Younger da posizione 3. Il portiere Negri compie un prodigio sul tiro di Durdic ma non può nulla su Basara in superiorità. Il botte risposta tra Ivovic e Durdic mantiene il match sul pari prima dell'invenzione di Vellotto che pesca Younger sul secondo palo. L'australiano al volo sigla il più 1 a 3 minuti dal termine. Finale infuocato con la Stella Rossa che lotta disperatamente per il pari, ma i biancocelesti tengono in difesa e mantengono la testa fredda. A 50 secondi dalla sirena, Cannella segna il 14-12 trovando il diagonale vincente da posizione 4. È il gol che chiude la contesa, la Prorecco prosegue in vetta il suo percorso europeo. Era una partita difficile, ma ci voleva anche per quella squadra che ti fanno crescere quel tipo di partita. Così sono contento perché non abbiamo perso la testa in quarto tempo, era una partita molto tosta, fisicamente dura e come ho detto ci voleva questo, è importante che abbiamo vinto alla fine, sono contento. E sempre per lo sport ricordiamo il calcio, oggi pomeriggio alle 17.30 al Comunale di Chiavari, Entella Viterbese, partita valida per il campionato di Lega Pro. Vediamo ora gli altri appuntamenti nell'agenda di Telepace. Appuntamenti per sabato 9 aprile. Laboratorio delle bolle giganti è l'iniziativa dell'associazione Aperta Parentesi e VIP Camugi che si svolgerà dalle 15 al Parco Mandela di Sestri Levante. L'ingresso è libero. Concerto La Guerra di Piero all'Auditorium San Francesco di Chiavari dalle 15.30, esibizione di Beppe Mistretta, voce chitarra, Gianluca Masala, pianoforte e Fabrizio Salvini al basso. Alle 16 all'oratorio di Sant'Erasmo a Corte di Santa Margherita Ligure si svolgerà la giornata per la pace nel nome di Padre Pio. Interverranno Marco Delpino, Giovanni Alpa, Padre Raffaello Bertocci, Osvaldo Favale ed Andrea Delpino. Sarà presente il maestro Mariano Fontana. L'associazione Il Melograno propone una conferenza di opera lirica e ascolto musicale sul tema Il verismo di Mascagni e il teatro musicale di Puccini. Si potrà seguire in streaming a partire dalle 17. Requiem per la pace verrà eseguito alle 18 nella Basilica dei Fieschi di San Salvatore di Cogorno. L'opera di Mozart sarà interpretata dall'orchestra La Superba, Genova Vocal Consort, con le voci soliste e la direzione artistica di Danilo Marchello. Terzo appuntamento del Sibelius Festival Palazzo Rocca a Chiavari alle 18.30 a cura dell'Associazione Musicale Acreba con Iris Faceto alla viola, Dario De Stefano al violoncello. Incipit Offersi è il titolo del primo talent letterario itinerante per aspiranti scrittori e scrittrici. Alle 18 l'incontro alla Biblioteca del Mare di Riva Trigoso. Alle 21 nell'ex convento dell'Annunziata Sestri Levante andrà in scena e tutto riprende il suo corso. Reading poetico tratto dal libro Finestre, opera prima di Marco Roverano. È il primo appuntamento della rassegna Mille modi di un libro al mese promossa dall'Associazione Culturale The Hub. Al Teatro Comunale di Cicagna alle 21 di scena la prosa con una commedia di Georges Feydeau, L'Hotel del Libero Scambio, ad interpretarlo la compagnia La Mongolfiera con la regia di Anna Nicora. Al Circolo Arci Orchidea di Via delle Rocche a Santa Margherita Ligure alle 22 concerto con Julia and the Roffers. L'appuntamento per l'informazione di Telepace torna questa sera alle 19.15, 20.20, 22.45. Grazie a tutti dell'attenzione, buon proseguimento di giornata e buona domenica.